17 maggio 2011, intervista doppia Dragan Travis a Andrea Giovi, sponsor by... Allora, nome? Dragan. Andrea. Cognome? Travizza. Giovi. Ruolo? Palleggiatore. Libero. Età? 24. 28. Fai un urlo. Boh! Oh! No, a te anche te. Fai una brutta faccia. Troppo brutta. A che età hai iniziato a giocare a pallavolo? A 13 anni. 11. Quanti anni sei in nazionale? A cacchio. 3. Ma il signores? Certo. 3. Questo mai è stato in nazionale. Quanti anni, Giovi? Nessuno. Numero di maglia azzurra? 13. Non ce l'ho. Come no? Oh, metti di scrivere 7 sui calzini. Da quanto tempo conosci l'altro? 2 settimane. Anche troppe, sì. Cosa pensi pallavolisticamente parlando dell'altro? Ma un buon giocatore, poi dal punto di vista umano. No, ti ho detto dal punto di vista pallavolistico. Scusi, non si può interrompere. No, capisci, cioè... un cazzo. È bravissimo. Io direi che il difensore più forte. No, questa non mi è venuta male, devi tagliare. No, volevo dire il difensore meno meno più forte del mondo. Pregio pallavolistico dell'altro? L'ambizione. La simpatia. Difetto pallavolistico dell'altro? Palleggio. Difesa, ricezione, appoggi. 3. Siamo a posto, meno male siamo un nazionale. Consiglio sportivo che daresti all'altro? Datti una calmata, oh. Cambia passa sport. La cresta. Cambia sport. Cosa pensi dell'altra persona? Ma sicuramente è una persona matura, sincera, schietta. Arriverà lontano il giovane. Sicuro. Io credo che sia un simpaticone, un buon amico. E penso che abbia dei valori che facciano bene in questa vita. Wow. Cosa ti piace dell'altro? Anche fisicamente. Ma questa è nota del regista. Ma fisicamente non è nelle mie corde, diciamo. Caratterialmente è uno molto deciso, quindi un potenziale leader. Però non devi guardare me, devi guardare in camera. Fisicamente devo dire che ha un naso importante. Se no. Quindi ti piace un po'? No, però è la cosa più bella che ha. Cosa non ti piace dell'altro? Ma niente, riesco a sopportarlo. Ti piace tutto? Tutto, lo adoro. La pelata non mi piace per niente. Però sottolineiamo solo quella di Andrea Giovi. Sì, perché il problema è che lui c'ha un po' di pelo, almeno il fiso non ce l'ha. Lui invece vorrebbe avercelo, ma non ce l'ha. E quindi... adesso è una domanda, un consiglio di vita da dare all'altro. Ma continua così che vai alla grande. Cresci bene tua figlia che sta per arrivare. Aggettivo che descriva l'altro. Burlone. Tu. Un leader. Un applauso dal pubblico. Basta giocare. Come sei falso? Scusate, però vuoi dire un leader? Quello è il sostantivo. Non è un aggettivo, sì. Però vabbè. Io sono nato in Croazia, in Italia. Qua vorrei chiudere la parentesi. Oggettivamente potrebbe essere utilizzato. Oggettivamente. Un episodio da raccontare dell'altro. Ma lo conosco da troppo poco tempo per raccontare qualcosa che mi è rimasto in mente. Sto pensando. E qua però devo pensarci. Pi! 30 secondi. Pi! 30 pi. Secondi o 30 secondi. Non fare il pipì! Porca troia. Le abbiamo fatte, eh? Anche quella volta che ha scorreggiato. Su. Domanda successiva. Domanda successiva. No, questa è una bella domanda.
Oh, non mi viene. Compagna di squadra che stimi di più? In questa squadra? Certo. L'allenatore. Compagno di squadra. Compagno di squadra... Ok, è a posto. Dio. No, no. Buti! Shop. Punto it. Possiamo ripassare? Compagno di squadra più brutto? Travizza. Dai, non po- scusa, ma scusa. Ma scusa, ma potremmo... Ma non puoi guardare. No, 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 non puoi guardare. Tanto taglia. Ma rispondi. No, non puoi rispondere la gente. No, no, no. Travizza. Perché non puoi rispondere? Perché no, smerdi la gente. Cioè, se... No. Rispondi, metti la c'è il computer. Tocca a me? Sì. Andrea Bari. Non diciamo che la montiamo. Capitano. Compagno di squadra più bello? Mio cognato. Sì, mio cognato. Bella questa. Grazie. Ma voi guardate i compagni del squadra? Io ma sei ritardato, ti muovi. Ma non lo so. Il nome, sarà un bello. Oh, però... Ma della oh, di questa squadra. Di questa squadra. Allora. Non la chiamo mai più Corsinzio. Allora, andiamo integrale. Allora, mica su punto, sei due frosci. Cioè, sono unanimi pure nelle risposte. Che ha detto Giovi, mio cognato? Cosa cognato, anche il mio. Che è la tua squadra. L'altro, come avete, come potete immaginare, è dall'altra parte. Di qualcosa. Bocca al lupo per tutto. Crepa. Il lupo? Adesso la seconda parte del programma, gentilmente offerto da... Seconda parte. Seconda parte consiste in cosa? Ecco, allora questa seconda parte di questo avvincente intervista sarà un mega quizzettone. Voi per rispondere dovrete prenotarvi con l'apposito campanello, appositamente il... allocato sulla sedia. Proviamo il campanello. L'abbiamo appena provato. Ah, vabbè, sono 11 domande, ogni domanda vale un punto. Okay. Prima domanda: l'anno della scoperta dell'America. Ma no, no, cosa no? Questo è un po' vabbè, dai, uguale. 1492. 1-0 per Giovi. La madre di Pierino ha tre figli. Qui può... Pierino. 2-0. Qua. Un aereo casca proprio sul confine tra Italia e Svizzera, dove vengono seppelliti i superstiti. Tra Italia e Svizzera? Non ci sono superstiti. Dai, allora... Quanto è? 3-0? 3-0. Attenzione, non ci sono. Quanti animali c'erano sull'arca di Mosè? Mosè è un cazzo. Oh, grande, bravo! Su! 3-1. Alla terza ha capito il meccanismo. Anno dell'Unità d'Italia. 1861. Io sono nato in Croazia, però non ho capito. Oh, sei nazionale italiana. Chi è che ha inventato la pallavolo? Non lo so. Meno uno a Travizza, quanti punti perché, aveva? Scusa, no, che cazzo vuol dire? No. Non lo so, la risposta. Morgan. Bravo. Morgan Freeman. Come fai a saperlo? Tu sei un secchione proprio. Ma che sport tu? Tu sei un secchione. Adesso sa anche che attenzione, il punteggio può passare in sovraimpressione? Punteggio in sovraimpressione? 4-1. Ti metto offerto da 5-1 per Andrea Giovi. Allora, dobbiamo sapere che i nostri due amici hanno frequentato tutti e due il liceo classico. Scientifico. Meno uno Buti. Quindi allora abbiamo selezionato una nota frase di un noto filosofo e vogliamo sapere di chi è questa frase.
una bellissima frase, tra l'altro. C'è sempre un grano di pazzia nell'amore, così come c'è sempre un grano di logica nella follia. Schopenhauer. Sbagliato. Nietzsche. Così parlò Zarathustra. Non può saperlo. Vai. Bravo. No, io faccio un altro video su YouTube. Ma tu sei un secchione. Un secchione, basta neanche, voglio dire. Attenzione, il concorrente che non ti aspetti. Però il concorrente. Domande, sì, sì, ci sono altre domande. Non ti faccio. Travis, il punteggio di Travis, prego. Uno. Sottolineiamo. Adesso dovete dirmi un numero palindromo. 1231. 1331. Giusto. Bravo, ragazzi. Bravo, Travica. Quanto è il risultato? 6-2. 6-2. Sei ripresa. E meno uno buti. Completate questa frase. La somma dei quadrati costruita sui cateti è uguale... No. Al quadrato del cateto no. Costruito sull'ipotenusa. Assistente? Sì, sì, no, è sbagliato. È sbagliato. Il quadrato del cateto. Cateto di troppo. Fai l'inizio della frase. No, deve essere Sul quadrato dell'ipotenusa. Bravo. No, aspetta. Quadrato di ipotenusa. Ah, perfetto, vabbè. Ok, giusto. È rimonta, Travis è rimonta, attenzione. Quant'è? 6-3. Chi è il marito della figlia di tua madre? Cavolo, fatto questa. Il cognato. Bravo. Una domanda semplicissima. Chi è il presidente della Repubblica? Giorgio Napolitano. Questa la sapevo anch'io, però. Lei avrebbe detto Silvio Berlusconi. No. Chi è il ministro delle pari opportunità? La femmina. La Carfagna. La femmina. Bravo. E adesso io... Risultato finale. Oscar come migliori effetti speciali al fisico della vista. Davide Lama. E adesso le ultime due domande. Scende la suspense. Luci. Allora, come direbbe Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Io a me? No, a Marzullo. Cioè io mi devo fare una domanda e mi devo dare una risposta. Certo. Sono felice? Sì. Bravo. Il momento più bello della mia vita... Ma quando... che non è una domanda? Ma sì, cazzo, è una domanda. Qual è il momento più bello? Qual è il momento più bello della mia vita? È stato il momento in cui ho scoperto di diventare padre. Applauso. Adesso Roberto che non era tuo in altro. Adesso chiudiamo con fai una domanda al tuo compagno di squadra. Perché tuo figlio somiglia a Mari? Domanda secca, risposta secca. Mi stimi? Molto. Dove pensi di arrivare? In alto. Anzi no, di più, devo dire, però. E adesso passiamo ai ringraziamenti, un ringraziamento speciale a Dragan Travizza. Caloroso abbraccio a tutta l'Italia. Un caloroso grazie a Andrea Giovi. Ciao a tutti. Un grazie al nostro assistente Mika Lasco. Se sei grande. E ai nostri assistenti della fotografia, ai nostri assistenti scenografici. Direttore speciale. Io. Pozzi Andrea. Davide Lama. Sebastiano Cencini. Il nostro supervisor Simone Parodi. Poi. Please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up.